È morta una ragazza, era una mia amica. Che cosa stai dicendo, Willis? Ciao a tutti, sono Daniele Misischia, il regista del film Il mostro della cripta. E dentro la cripta c'è un mostro. La sceneggiatura del mostro della cripta è stata scritta anni fa dai Manetti Bros e dagli sceneggiatori Pondi e Logli. Mi è stata proposta per realizzarla, io l'ho letta, me ne sono subito innamorato e ho deciso così di avventurarmi appunto con questo bellissimo film. È sicuramente un omaggio a un certo tipo di cinema anni 80, un cinema che si basava molto sull'intrattenimento, sulla fantasia, un tipo di cinema che amo, anche perché comunque la storia del film è ambientata negli anni 80. E lo scopo era proprio quello di portare in scena un film vecchio stile che si rifacesse appunto a quel cinema molto fantasioso che tanto abbiamo amato negli anni passati. Il mostro della cripta racconta di Joe, un ragazzo nerd di 20 anni appassionato di cinema horror, di fumetti horror, di cinema di serie B, che un giorno, comprando l'ultimo numero del suo fumetto preferito, ossia Squadra 666, leggendolo si rende conto di inquietanti analogie tra la storia raccontata nel fumetto e ciò che sta accadendo nel suo piccolo paesino di montagna. Joe è un ragazzo che vive nella cittadina di Bobbio e per combattere la noia fa cortometraggi assieme ai suoi amici, poi lui è appassionato di cinema horror e di cinema in generale. È simile a me, nel senso che anch'io con i miei amici facciamo cortometraggi per combattere la noia nel piccolo paesello, e quindi in questo mi ci sono rivisto molto. E rispetto agli altri personaggi che ho mai interpretato è un po' più attivo, un po' più iperattivo e anche un po' più sognatore. Il mostro della cripta è una comedy horror al 100%. Abbiamo spinto l'acceleratore sia sulla violenza più spinta che sulle battute, sulla commedia, anche perché uno dei protagonisti del film è Lillo. Abbiamo sfruttato le capacità comiche di Lillo proprio per appunto spingere sul lato della commedia. Far coesistere il divertimento con l'horror in un film come questo, stai sicuro che funziona al 100%, come poi tanti film horror classici del passato che hanno puntato anche molto sull'ironia. Allora, secondo me i film horror attraggono perché le persone sono attratte dal mistero, sono curiose anche di sperimentare una sensazione che è la paura, una sensazione che nella vita quotidiana non vorrebbero mai provare. Però un film te le fa provare pur essendo al sicuro, e quindi secondo me questa è la cosa che attrae veramente il pubblico. Da piccolo ho sempre avuto molta paura degli horror, ma principalmente perché i suoni erano troppo forti per il mio cervello, quindi facevo molta fatica. Mi piacciono da morire i film horror, i thriller, tutto ciò che appunto mi dà quel senso di ansia, paura che posso provare sentendomi al sicuro, appunto. Adesso è diventata una mia passione, è molto divertente guardarli con gli amici, i film horror. E spiegarsi come siano tornati in auge non lo so, credo che c'era solo bisogno di qualcuno che volesse ricimentarsi, perché credo che gli appassionati non se ne siano mai andati. Buona! Azione! Io sono molto orgoglioso del risultato ottenuto appunto dagli effetti speciali di questo film, perché sin dall'inizio, essendo un film che si rifà comunque a un certo tipo di cinema anni 80, abbiamo deciso di lavorare con al 90% effetti analogici. Sul set avevamo la nostra truccatrice Carla, che si è occupata anche di alcuni effetti speciali, che ha fatto un lavoro stupendo di cui sono pienamente soddisfatto. E esterno al set c'era la leggenda Sergio Stivaletti, che ha curato degli effetti un po' più complicati di cui sono pienamente soddisfatto. Allora, su questo set in realtà è stato tutto talmente divertente che anche le parti più difficili alla fine sono risultate, non dico semplici, però le ho fatte proprio divertendomi, quindi quando ti diverti non senti troppo la fatica. Diciamo che forse la parte più difficile è stato immaginare, essendo per me appunto il primo film in cui vivo una situazione surreale, interpreto un personaggio che
è molto lontano da me, è stato difficile provare a pensare a come reagirei, o come reagirebbe il mio personaggio in una situazione così surreale. Una serie di sequenze che sono state molto complicate da realizzare, perché erano tante scene, tante inquadrature, tante azioni. Mi viene in mente tutta la sequenza all'interno della casa Valmont, che è la casa degli antagonisti, dei cattivi del film, in cui veramente in quella sequenza succede di tutto. E una sequenza che non è stata girata cronologicamente, ma è stata girata per 3-4 giorni di seguito. Ci sono state alcune scene che hanno richiesto particolare impegno, per il semplice fatto che tu, per dare credibilità a un film del genere, devi crederci al 100%. E nel momento in cui tu, teoricamente, devi vedere una ragazza sbudellata, devi vedere un mostro che ti insegue, ma non c'è, lì ci vuole tanta immaginazione e crederci tanto. Sono giornate di lavoro che ricorderò per tutta la vita, perché sia io che tutta la troupe, tutte le persone coinvolte, abbiamo faticato moltissimo per chiudere giornate e per avere tutte le scene a fine giornata, ma però adesso, quando rivedo il film montato, mi rendo conto che quella sequenza è venuta esattamente come doveva venire, e sono molto orgoglioso del risultato, sia mio che del lavoro di tutta la troupe. Questo personaggio è sicuramente completamente diverso dagli altri ruoli che ho interpretato finora, anche perché questo è il mio primo film in costume, diciamo, quindi già il fatto di ambientare un film in un'epoca che non è la tua sicuramente ti allontana dal personaggio. Per certi versi mi ci avvicina anche, perché io adoro gli anni Ottanta, pur non avendoli vissuti purtroppo. E infatti, quando ho letto la sceneggiatura di questo film, ero non entusiasta di più, perché ho detto: oddio, che bello, finalmente posso vivere gli anni che non ho mai vissuto. Possiamo definire Il mostro della cripta un film in costume. C'è stata un'enorme ricerca, appunto, di costumi e oggetti che andavano in quel periodo, nello specifico nel 1988. E a tratti è stato anche molto faticoso, perché mentre stai lì e stai girando, ti rendi conto che anche se sullo sfondo passa un'automobile moderna, non puoi continuare la scena. Daniele ha la grande qualità che ha tutto il film in testa, cioè Daniele gira solo quello di cui ha bisogno, perché sa precisamente di cosa ha bisogno, e quindi in realtà va sempre tutto molto liscio. Tutti i reparti sono stati molto in gamba, molto bravi a scovare sia tutti quegli oggetti che quei costumi, che quelle piccole dinamiche esistenti in quegli anni, e ci siamo sforzati tantissimo di riportarle appunto nel film. Ciao. La maggior parte del cast è composto da ragazzi dai 19 ai 20 anni, e abbiamo fatto moltissimi casting per arrivare poi alle scelte che abbiamo fatto alla fine. Tobia De Angelis, che è il protagonista, è un bravissimo e giovanissimo attore che mi ha stupito durante la realizzazione del film, così come Amanda Campana, che è la coprotagonista femminile, che è un'attrice fantastica e ha un viso che buca lo schermo in ogni inquadratura in cui appare. Vanessa è una ragazzina che appunto negli anni Ottanta vive questa situazione un po' surreale, aiuta Joe con i suoi film, anche se effettivamente lei non mostra questa grande voglia di farlo, e infatti poi cerca più di contornarsi di amici un pochino più fighi. Per il resto tutti gli altri giovani, tutti bravissimi e soprattutto entusiasti nel realizzare un film come questo, e questa è una cosa molto importante, perché quando lavori con persone che credono nel progetto, nel film, è tutto più facile. Stessa cosa vale per il cast più adulto, come Lillo, come Giovanni Calcagno, sono attori eccezionali che hanno regalato tantissima qualità al film. Per fortuna, sia artisticamente che umanamente, mi sono trovato benissimo con tutti, sia i più giovani che gli adulti. Ci si augura sempre, quando si inizia un film, di poter lavorare con persone sia artisticamente ma soprattutto umanamente in gamba, e su questo sono stato fortunato, e con loro è filato tutto liscio.
Daniele Misischia, io lo adoro, adoro lavorare con lui, è una persona secondo me molto, è intelligentissimo, fa mille citazioni, poi lui ama gli anni Ottanta, quindi ti trasmette anche questa sua passione, è una persona secondo me a cui piace tanto fare il suo lavoro e te lo trasmette molto. In questa troupe ci siamo trovati un po' come una famiglia, io mi sono sentita proprio all'interno di una famiglia, quindi sono felice di aver lavorato con ognuno di loro. Io sono completamente innamorato di questo film, che è un film sull'importanza della fantasia e la bellezza del raccontare storie, e mi sono molto divertito a realizzarlo. Azione!